i più antichi ritrovamenti che attestano la pratica dell'agricoltura e l'esistenza di centri abitativi strutturati in villaggi e città si concentrano nella regione chiamata dagli storici Mezzaluna Fertile. Essa si estende dall'Egitto all'attuale Iraq, abbracciando parte dell'Anatolia e le regioni affacciate sul Mediterraneo orientale. Se isoliamo questa vasta regione sulla carta geografica, ci accorgiamo che la sua forma ricorda un grosso spicchio di luna. Ma perché l'agricoltura nacque proprio in quest'area e non altrove? La risposta a questa domanda risiede nella particolare morfologia del territorio e nella sua posizione strategica. Esaminiamole insieme. Nell'area mesopotamica il territorio è prevalentemente montuoso a nord e a ovest. Risulta invece pianeggiante nelle aree costiere mediterranee e nell'area solcata dai fiumi Tigri ed Eufrate e dal Nilo. Non mancano ampie zone desertiche. La varietà dei climi, dovuta alla diversa morfologia, spiega la grande ricchezza delle specie vegetali presenti allo stato spontaneo, che l'uomo poteva sfruttare per l'alimentazione, ben 32. La presenza di tre corsi d'acqua piuttosto estesi e caratterizzati da piene alluvionali, l'Eufrate e il Tigri nell'area mesopotamica e il Nilo in Egitto, favorì gli insediamenti umani e lo sviluppo dell'agricoltura. La Mezzaluna Fertile è una regione crocevia, dove si incontrano quattro mari: il Mediterraneo, il Mar Rosso, il Golfo Persico e il Mar Caspio. Cosa significa tutto ciò? Cosa comporta? E in che senso può avere una valenza strategica? Mari e fiumi, come noto, sono vie naturali di scambio e di passaggio di popolazione. Essere in mezzo al crocevia significa avere idee, innovazioni, persone da ogni parte del mondo conosciuto. Non a caso, proprio in quest'area, sono sorte e si sono sviluppate le prime grandi civiltà della storia: Egizi, Sumeri, Babilonesi ed Assiri.